Ho 35 anni, ho fondato un'azienda e mio padre ancora mi dice: ma non puoi fare un lavoro normale nella vita? Quindi non mi stupisco quando, parlando con gli studenti di Startup Impact, tanti mi dicono: sai, il mio problema è che i miei genitori non capiscono quello che sto facendo, i miei genitori non supportano la mia strada, non supportano questa nuova strada che sto prendendo perché non la conoscono, anzi, perché non la conoscono, lo aggiungo io. La cosa di cui mi sto rendendo conto è che ognuno di noi naturalmente ha più paura delle cose che non conosce. Essere un genitore in questi anni è veramente, veramente difficile perché sono anni in cui il cambiamento è molto, molto veloce, soprattutto il cambiamento nel mercato del lavoro. Quindi per un genitore è difficile anche consigliare al proprio figlio, alla propria figlia, quale facoltà fare, quale lavoro fare, perché comunque è tutto in costante cambiamento, ma soprattutto in questo clima di grande cambiamento, la cosa che ci stiamo tutti perdendo è che nel cambiamento ci sono anche tantissime opportunità. E questa probabilmente è una grande occasione per fermarci un attimo e smettere, solo per qualche settimana, di consigliare le big facoltà, le quattro big, quindi esiste soltanto giurisprudenza, medicina, economia e ingegneria. Fermarci un attimo, staccarci da questa visione e provare ad aiutare i vostri figli, in questo caso non posso dire i nostri figli, ma i vostri figli a conoscere se stessi, a capire quali sono le proprie passioni, a capire dove è il loro potenziale. Perché in un mondo che cambia, è vero che tutto è più difficile, ma è vero anche che si aprono delle opportunità e probabilmente le persone, i ragazzi che avranno maggiori opportunità sono quelle che saranno state più supportate a scoprire il proprio potenziale, a capire quali sono le proprie passioni. Quindi io capisco la paura del futuro, capisco che ogni genitore vorrebbe semplicemente vedere il proprio figlio felice e capisco anche che da genitore è difficile consigliare una strada che non si conosce, ma soprattutto penso che si dovrebbe dare molta, molta più fiducia non solo al futuro, ma soprattutto ai vostri figli. Io lavoro ogni giorno accanto ai giovani e vedo quanta voglia hanno di essere felici, vedo quanta voglia hanno di essere soddisfatti della propria vita, ma soprattutto quanta voglia hanno di rendere i propri genitori orgogliosi di quello che fanno. Quindi, genitori, parlo con voi per la prima volta perché solitamente parlo con gli studenti. Supportate i vostri figli, perché anche se non avete chiara la strada che stanno prendendo, ma magari non ce l'hanno neanche loro, ma del vostro supporto ne hanno davvero bisogno.